Entonces, es un jugador que es goleador porque en Italia se ha hinchado a meter goles. Vemos las cifras y tiene mucho gol. Eso es evidente. Pero yo creo que rinde más bastante. Costante, cerca Granocci in profondità, trova Nesta. Ronaldinho, corpo a corpo con Rigoni. Ancora Ronaldinho con un numero, si libera di Rigoni. Non fa tanta strada, ma è bello comunque da vedere. Seedorf, ancora Ronaldinho. Antonini, gioca bene il Milan, tutto di prima. Seedorf arriva ancora in posizione cross. Fronteggia Andreolli. C'è anche Ronaldinho lì, proprio Ronaldinho va a crossare con l'esterno. Bogliasino. In mezzo, secondo palo, colpo di testa di Rosi, Ronaldinho insegue, Ronaldinho, ecco il lavoro con la suola, Ronaldinho prova ad andare, il tiro, gol fantastico di Ronaldinho, un gol fantastico sul secondo palo, 4-0, tripletta di Ronaldinho, eccolo qua, 6 gol in 3 partite nel 2010, Ronaldinho, 11 gol nella stagione, 9 in campionato. È facile inizialmente andare a pescare l'uomo libero. Uomo libero ancora Ronaldinho, e lì c'è grande difficoltà, Ronaldinho con l'elastico dell'area di rigore, Rabona per crossare sul secondo palo, dove sta arrivando Bonera che la rimette in mezzo, Ambrosini alto sulla traversa, uno dei più bei Milan degli ultimi anni, Stefano. Aveva tardato un attimo la battuta permettendo a Pasquale di recuperare, aveva recuperato anche bene, poi è stato fortunato nel rimpallo. Qui attenzione perché San Marco finisce sul taccuino dell'arbitro, subito avete visto che Pato si è avventato contro l'arbitro e contro l'uomo. Sì, per una squadra all'esordio, una squadra giovane, però è vero pure che Cesena ieri ha pareggiato a Roma. Ma paradossalmente è conveniente contrare Milan. Oh, attenzione! Ronaldinho con una serie di colpi, uno meglio dell'altro, salta tre uomini nel cerchio di centrocampo, prova a segnare da lì. Forse sa che c'è Berlusconi che lo adora in tribuna e lo vuole deliziare con il gol dell'anno. E sta applaudendo. Beh, insomma, i numeri di Ronaldinho li conosciamo. Questo fine. Di sospetto stiramento per Mancini. Vediamo ora Ronaldinho subito per Pato, la palla è buona, Pato può involarsi verso la porta, la mette giù, attenzione Pato è riuscito a metterlo dentro grazie ad un rimpallo, aveva avuto l'opportunità per segnare prima ancora che intervenisse Pasquale, poi il rimpallo l'ha favorito ed è gol, il secondo. Nesta, alta palla dentro, Ronaldinho, posizione regolare, Digno! Rivediamo, posizione regolare di Ronaldinho, era l'unico in gioco dei tre davanti. Difficoltà perché non è riuscito ad alzare i ritmi il Milan, poi come ha cominciato a giocare velocemente Ronaldinho il pallone. Con Luca, scusami Luca, ma Ronaldinho ha guardato Leonardo e gli ha servito. Thank you.
dal Milan con Ambrosini. Pato, la sponda per Ronaldinho. Il controllo di Ronaldinho, grandissimo numero, se ne va, resiste alla carica di De Sena. Ronaldinho allarga per Pirlo, c'è Biondini in chiusura, bravissimo Biondini. Che cosa ha fatto Ronaldinho? Giocata straordinaria di Ronaldinho, che quando accelera veramente è immarcabile, perché comunque... Silva trova Ronaldinho, avanza Ronaldinho, taglia Borriello, dribbling di Ronaldinho, pallone sul destro, regala a Seedorf l'assist. Seedorf temporeggia troppo, ancora pallone per lui, però c'è Pato lì vicino, ecco il suggerimento, Ronaldinho, Pato, Ronaldinho per Pato, poi Borriello, sta succedendo di tutto nella...